azionari europei in rialzo in seguito alla pubblicazione di alcuni dati economici negli Stati Uniti, in particolare quello relativo alla fiducia dei consumatori, che è aumentata più di quanto stimato dagli economisti e che è riuscita anche ad adombrare un calo inatteso invece delle vendite al dettaglio. Sono in collegamento internet con Milano e con il responsabile della ricerca, di ricerca e finanza, Massimo Intropido. Ciao Massimo. Ciao Luciano, ben ritrovati. Dunque Massimo, prima di tutto una tua lettura della giornata, come l'hai vissuta? Ma è stata una giornata con diversi colpi di scena, come ormai parecchie nelle ultime settimane. Abbiamo sofferto il dato delle 14.30 con le vendite al dettaglio che dovevano aumentare, invece sono diminuite, ma poi siamo stati salvati dalla fiducia dei consumatori, perlomeno quella rilevata dall'Università del Michigan, che è salita anche più delle aspettative. C'è da dire però che a chi è stato attento al mercato non è sfuggito il fatto che le borse nei minuti antecedenti alle 15.55 già cercavano di riprendersi, nonostante il dato non fosse ancora stato pubblicato e nonostante quello precedente non fosse positivo. Quindi oggi c'era proprio una voglia di provare a proseguire nel rimbalzo, anche perché in settimana sono state prese delle decisioni importanti a livello di politica fiscale in Europa e quindi si sono creati un minimo di presupposti di tipo fondamentale per cercare di recuperare per quanto riguarda le borse e per cercare di prendere beneficio, di vendere per quanto riguarda i titoli di Stato tedeschi, che in settimana hanno visto i loro rendimenti scendere a dei livelli veramente imbarazzanti anche per chi ci investe, ve ne rendono veramente poco. Dunque, fiducia dei consumatori americani a giugno è salita a livello più alto negli ultimi 2 anni. Un rapporto appunto privato redatto dalla Thomson Reuters e dall'Università del Michigan mostra un aumento della fiducia dei consumatori fino a 75,5 punti, il massimo dal gennaio del 2008. La crescita è dai 73,6 punti invece del mese precedente, del mese di maggio, un risultato che evidenzia come la crisi del debito europeo abbia avuto un impatto limitato sulla fiducia americana. Allo stesso tempo, appunto come ci diceva Massimo, calano inaspettatamente le vendite al dettaglio a maggio, un'indicazione che l'aumento della fiducia difficilmente riuscirà a sostenere le vendite senza una crescita più forte dell'occupazione. Dunque il mercato ha visto il lato positivo oggi, Massimo, ma non per essere banale, ma non sono tutte rose. Ma sul dato mensile, sulla variazione mese su mese, ci si aspettava da tempo una correzione arrivata su maggio. Tutto sommato, anche da un punto di vista stagionale, ci sta. Adesso la verifica sarà nei mesi successivi. Però lo stesso dato su base annua, quindi le vendite al dettaglio su base annua, hanno mostrato ancora una crescita superiore al 5%. Quindi se uno guarda il grafico su base annua, quello che di solito non si guarda, che invece si dovrebbe guardare perché i dati su base annua sono più stabili, più significativi, dimostra anche lì un rallentamento, ma diciamo è tornato da diversi mesi in linea con il ritmo di crescita di prima della crisi. Quindi questo dato, questa flessione va per il momento presa con le dovute cautele e verificata nei mesi successivi. Allora, credi sia vero che il livello dei titoli bancari europei indica che un'insolvenza della Grecia sia solo una questione di tempo? Lo scrive oggi una delle maggiori agenzie di informazione. Beh, in realtà senza aiuti comunitari e del Fondo Monetario Europeo il default della Grecia effettivamente sarebbe stato solo una questione di tempo, ma credo che sarebbe anche già avvenuto. Sicuramente sono valori, quelli delle banche europee, da allarme non ancora cessato, questo sicuramente sì. Io credo che forse stiamo un po' ingigantendo il problema Grecia e invece non stiamo osservando il vero problema che arriverà nei prossimi anni, cioè se entreranno in vigore le norme più restrittive sulla patrimonializzazione, cosiddetto Basilea 3. È stato calcolato in settimana che le banche europee dovranno fare aumenti di capitale, quindi chiedere denaro fresco al mercato per quasi 700 miliardi e non sono pochi. Quindi sicuramente questa crisi accelererà un processo di cambiamento che sarà in parte anche doloroso per le banche, anche se sicuramente
laddove potranno, eserciteranno tutta la loro pressione politica per far sì che queste nuove norme vengano applicate nella maniera più delicata possibile. Comunque, secondo me, a questi prezzi, per rispondere definitivamente alla tua domanda, oltre che i timori per qualche possibile default o difficoltà di bilancio dei paesi europei, inizia ad esserci anche la paura di standard regolamentari più restrittivi e anche magari di qualche tassa sui profitti da trading. Il presidente della BP è stato chiamato a Washington per incontrare il presidente Obama, dunque la politica aumenta la pressione sulla BP, la società britannica, perché appunto paghi le richieste di danni e sospenda il dividendo. Il titolo oggi in borsa si è comportato così. Sì, tutto sommato un andamento Quello che discreto. vediamo, scusa Massimo, in effetti è il grafico dell'ADR, non è il titolo a Londra, è il titolo a New York. Sì, il certificato su New York, comunque più o meno l'andamento rispecchia quello del titolo, ma diciamo che il peggio sul titolo sembra essere passato. In settimana abbiamo visto delle perdite abbondanti, ma d'altra parte credo che sicuramente la voglia di far pagare il prezzo del danno ambientale a BP ci sia, e per il presidente Obama sia anche una questione di prestigio, però non possono neanche distruggerla sta BP. Potrebbe succedere che a fronte del denaro necessario per pagare una mega multa arrivi qualche investitore straniero, si era parlato di interesse da parte della Cina, quindi sicuramente potrebbe essere questo danno negli Stati Uniti qualcosa che cambia la storia di BP, sicuramente. Per concludere, io passerei anche da due grafici che abbiamo preparato, Massimo. Abbiamo il FTSE MIB. Ti sei abituato, Massimo? FTSE MIB? Ma Ha preso un guarda, po' di accento inglese anche borsa italiana con il FTSE MIB. In realtà quello degli indici è sempre un problema perché comunque sono sempre degli acronimi. Ogni tanto mi piace dire ancora piazza affari, anche se sappiamo che il mercato non è più a piazza affari, ma di fatto è a Londra. Quindi diciamo che Londra che guarda l'Italia oggi è andata bene. FTSE, FTSE praticamente lo pronunciano FTSE in Inghilterra, che è la stessa pronuncia con cui si pronuncia piedino praticamente, e sta per Financial Times Stock Exchange. Passiamo anche dal DAX, che invece è l'unico indice rosso in Europa oggi, anche se di poco. Guarda, molto brevemente, in queste ultime settimane si è vista una vendita di tutto ciò che era periferico, cioè di tutto ciò che appartenesse ai paesi europei più indebitati, per andare a comprare il corrispondente tedesco. Quindi via dalle borse europee per comprare la borsa tedesca, via dai titoli di Stato europei dei paesi più indebitati per comprarsi i titoli di Stato tedeschi. Adesso sta succedendo un po' il contrario. Questo spiega come mai la Spagna ha guadagnato quasi il 4% e il DAX, che ha un grafico bellissimo, oggi ha perso. Tutto sommato è un buon segnale perché vuol dire che il mercato si sta rinormalizzando, se possiamo usare questo termine. Massimo Intropido, responsabile della ricerca di Ricerca e Finanza da Milano. Grazie Massimo, arrivederci e buon Grazie a business. voi, a presto.